Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Mazzeus e oggi abbiamo una nuova deck profile, la deck profile del Cyber Drago. Ma prima, sigla! Avete visto che bella la sigla nuova? Ringrazio Luca, che è il mio grafico ufficiale del canale, che mi ha aiutato nel realizzarla. In realtà ha fatto tutto lui, però a me piace molto. Grazie Luca. Allora, deck profile del Cyber Drago mi è stata richiesta nei commenti, ma oltre questo è anche un ottimo momento per poter parlare di questo deck, perché a breve, a fine gennaio 2021, uscirà Duellanti Leggendari Season 2, quindi stagione 2, nel quale ristamperanno diverse carte Cyber Drago, tra cui il Naxxter e la fusione Cybercarico. Questa carta, ragazzi, io l'ho presa, è a 25€, quindi con questa ristampa costerà nulla. Approfittatene, ragazzi, se volete fare il Cyber Drago, questo è il momento adatto. Iniziamo subito con questa deck profile del Cyber Drago. Abbiamo una copia del Drago Nero Occhi Rossi, una copia del Mago Nero, perché in questa profile è presente anche il Dragoon ed è davvero devastante, soprattutto dentro il Cyber Drago. Poi una copia di Psi Struttura Pilota, 3 pair di Cyber Drago, ovviamente carta principe, e questa deck profile la andremo a giocare con duplicazione di macchina, quindi lo giochiamo in 3 pair. Ho anche provato una versione con una sola copia del Cyber Drago, ma non mi sono trovato così tanto bene, e quindi duplicazione di macchine sia. 3 pair del Galaxy Soldier, soldato galattico, alcuni la giocano in 2, a me piace giocarla in 3, soprattutto perché quando la vediamo siamo davvero molto 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 contenti. Un 3 pair di Ash, che non fa mai male. 3 pair di Cyber Drago Nucleo. Questa carta è, come dice il suo titolo, il nucleo di questo mazzo. La evochiamo e andiamo ad aggiungere alla nostra mano una carta magia o trappola cyber o cybernetico dal nostro deck alla nostra mano. E in più, se questa carta è nel cimitero, possiamo bandirla per evocare un Cyber Drago dal nostro deck. Capite bene che è un effetto fenomenale, è fortissima questa carta all'interno del mazzo. Poi abbiamo un 3 pair di Psi Struttura Attrezzatura Gamma, un 3 pair di Cyber Drago Earth, perché ragazzi, questa carta praticamente quando la mandiamo al cimitero ci permette di aggiungere alla nostra mano un Cyber Drago, e se viene evocata specialmente possiamo far diventare di livello 5 questa carta fino alla fine del turno. Una copia di Cyber Drago Naxxter, ottima carta che ristamperanno tra l'altro all'interno di Duellanti Leggendari proprio a fine gennaio, quindi se non sbaglio esce il 21. È una carta davvero utilissima, però non vogliamo vederla troppo spesso, per questo la giochiamo in 1, massimo 2 secondo me. Scartiamo un mostro dalla mano e la evochiamo specialmente. Questa carta, se evocata normalmente o specialmente, ci permette di scegliere un mostro macchina con attacco o difesa di 2100 nel nostro cimitero ed evocarlo specialmente, ma per il resto del turno non possiamo evocare specialmente altri mostri al di fuori di quelli macchina. 3 pair di Cyber Emergenza, carta perfetta, fondamentale all'interno di questo mazzo. L'hanno ristampata da poco all'interno di Genesis Impact, l'ultimo box uscito attualmente, anzi l'ultimo del 2020 per essere più precisi. Ci permette di aggiungere un mostro luce macchina o un Cyber Drago dal nostro deck alla nostra mano. Se l'attivazione di questa carta viene annullata e viene mandata al cimitero, possiamo scartare una carta ed aggiungere questa carta alla nostra mano. Possiamo attivare ovviamente poi un solo Cyber Emergenza per turno, quindi nel caso in cui ci venisse annullata la dovremo usare al prossimo turno. Un 2 pair di Cyber Impianto di Riparazione, carta anche questa davvero molto utile. Se abbiamo un Cyber Drago all'interno del nostro cimitero possiamo attivare uno di questi effetti. Se abbiamo 3 o più Cyber Drago nel cimitero possiamo attivare entrambi gli effetti della carta. E possiamo attivare ovviamente un solo Cyber Impianto per turno. Allora, gli effetti di questa carta sono molto semplici. Possiamo aggiungere un mostro luce macchina dal nostro deck alla nostra mano, oppure possiamo scegliere come bersaglio un mostro luce macchina nel nostro cimitero e mischiarlo nel mazzo. Due copie di Cyber Riavvia Sistema. Questa carta ci permette di evocare un Cyber Drago dalla nostra mano o dal cimitero e non può essere distrutto dagli effetti delle carte, quindi carta fighissima, è davvero fondamentale sostanzialmente. 3 pair di duplicazione di macchina, ovviamente la giochiamo in 3 pair perché vogliamo vederla.
Questa carta solitamente la giochiamo quando abbiamo in campo nucleo per andare a evocare specialmente due Saber Drago dal nostro deck, per poi fare Nova e Infinity. Quindi ragazzi, fondamentale, l'abbiamo Interpair. Una copia di fusione Occhi Rossi, carta che probabilmente conoscete già tutti. Una copia di fusione Sovraccarico ci permette di evocare tramite fusione un mostro Oscurità Macchina dal nostro extra deck, bandendo i materiali da fusione indicati su di esso dal tuo terreno o dal cimitero. Quindi noi possiamo tranquillamente utilizzare fusione Sovraccarico per andare a evocare un mostro Oscurità Macchina utilizzando i materiali, le carte che sono presenti nel nostro cimitero. È una carta davvero utilissima e non è neanche così svantaggiosa all'interno del Cyber Drago, perché con fusione Cyber Carico noi possiamo evocare tramite fusione un mosso dall'extra deck che indica come materiale almeno un mosso Cyber Drago, e per farlo noi andiamo a mischiare nel nostro deck i materiali da fusione indicati sul mosso che vogliamo evocare e utilizziamo le carte sul terreno o le carte bandite. Quindi possiamo utilizzare sia le carte che abbiamo sul terreno, ma possiamo anche andare a utilizzare le carte bandite. Ma i mostri che controlliamo per il resto del turno non possono attaccare, eccetto il mostro evocato tramite fusione. Quindi di solito la combo qual è? La combo è utilizzare fusione Sovraccarico, andare a bandire i mostri, dal nostro cimitero preferibilmente, attaccare con tutti e poi utilizzare fusione Cybercarico, che è una fusione, una carta magia rapida, quindi la possiamo utilizzare anche nel Battlefield, evocare dall'extra deck un altro mostro fusione e sostanzialmente chiudere la partita. 3 per di permanenza infinita e 1 per di overflow cybernetico. Passiamo all'extra, abbiamo un 2 per di mega flotta, Chimera Tech, carta utilissima perché possiamo andare a utilizzare i mostri nelle zone extra sia nostre che dell'avversario, ovviamente, quindi possiamo andare a prendere i suoi link o le sue fusioni, sincro, xyz, qualsiasi cosa che abbia messo nella zona extra per fare questa carta fusione. Una copia di Chimera Tech, questo perché più di una volta mi sono trovato magari con fusione cybercarico e non avere un target adatto per chiudere la partita. Questa carta secondo me nelle giuste occasioni è in grado di far festa. Una copia di Cyber Drago Gemello, ovviamente carta utilissima che può attaccare due volte per ogni Battlefield. Una copia di Drago Fortezza Chimera Tech, anche questa è una carta davvero fantastica perché noi andiamo a utilizzare un mostro Cyber Drago, sostanzialmente quasi tutto il nostro mazzo è un Cyber Drago, perché una volta evocati anche i piccoli Cyber Drago diventano Cyber Drago sul terreno o alcuni anche nel cimitero, e quindi noi possiamo andare a utilizzare quelle carte lì più i mostri macchina magari del nostro avversario per evocare questa carta. Capite che è devastante. Una copia di Dragoon, ovviamente carta ormai fondamentale che si cerca di mettere ovunque, giustamente anche perché è rottissima. 2 per di Drago Furia Chimera Tech, carta bestiale. Quando viene evocata possiamo andare a spaccare magie e trappole sul terreno fino al numero di materiali che e sono stati utilizzati per fare questo mostro fusione, e in più possiamo mandare fino a due mostri luce macchina dal deck al cimitero, e questa carta guadagna un attacco addizionale per ogni carta mandata al cimitero, quindi massimo due attacchi in più per Battlefield, solo per quel turno ovviamente. 2 per di Cyber Drago Infinito, carta fortissima, la conoscerete sicuramente, è una carta incredibile. Se c'è un mostro in posizione di attacco durante il nostro turno possiamo attaccarlo a questa carta come materiale, questo significa sia i nostri mostri sia quelli dell'avversario. Inoltre, una volta per turno, se una carta o un effetto vengono attivate, noi possiamo staccare un materiale da questa carta come effetto rapido, quindi anche nel turno dell'avversario, e negare l'attivazione e distruggere la carta. Quindi capite bene che è devastante questa carta qui. Cyber Drago Nova, non tutti attivano l'effetto del Nova, di solito vanno direttamente a fare Cyber Drago Infinito, però il Nova lo sto rivalutando, perché noi possiamo andare a staccare un materiale da questa carta e scegliere come bersaglio un Cyber Drago nel nostro cimitero ed evocarlo specialmente. Poi dopodiché possiamo andare a fare l'Infinity e tutto bene, sostanzialmente l'Infinity avrà un po' di attacco in meno, però
voglio dire, abbiamo un 2100 in più sul nostro terreno, che combinato magari con un Galaxy Soldier ci permette di fare un altro Nova e poi un altro Infinity. E non è male, non è male. Seager, questa carta secondo me è un po' sottovalutata, la sottovalutavo anch'io, però ha un effetto davvero fantastico, perché durante ogni Battlefield, se questa carta non ha dichiarato un attacco, noi possiamo scegliere come bersaglio mostro macchina che controlliamo come effetto rapido, con attacco di 2100 superiore, e fino alla fine del turno quel mostro guadagna 2100 punti di attacco e difesa in più. Quindi capite bene che se noi abbiamo magari un Cyber Drago, è una carta un po' difficile, un po' ostica da tirar giù perché ha un attacco molto elevato, oppure abbiamo anche il nostro Infinity, possiamo tranquillamente andare ad attivare l'effetto di Seager e o tappare oppure buttar giù qualsiasi cosa sostanzialmente. Preda pianta Anaconda Verde, carta fondamentale per fare il Dragoon all'interno di questo mazzo. Come funziona? Noi paghiamo 2000 life points e l'effetto di questa carta diventa l'effetto di una magia normale o rapida fusione o polimerizzazione che mandiamo dal deck al cimitero, quindi manderemo al cimitero fusione occhi rossi, l'effetto di questa carta diventa quello di fusione occhi rossi. Il mio consiglio è di fare preda pianta magari una volta che avrete imbastito la board, quindi avrete fatto magari l'infinity o un mostro fusione, perché dopo averla attivata, proprio come dice fusione occhi rossi, non potrete più evocare normalmente o specialmente, però potrete settare le carte in posizione di difesa coperte. Ultima carta dell'extra deck, Salamagna al Mirage, carta fondamentale all'interno di questo mazzo perché col suo effetto ci permette di far da scudo ai nostri mostri con effetto, quindi a quei mostri cui effetto tu vorresti che non venisse negato, come per esempio il Galaxy Soldier. È capitato più di una volta che volessero bloccare l'effetto del Galaxy Soldier, però con Al Mirage ho attivato il suo effetto e ho protetto il mio Galaxy Soldier. Poi side abbiamo un 3x di Nibiru, ottimo contro i mazzi combo, 1x di Cyber Eltanin, carta che secondo me è un po' sottovalutata, possiamo evocarla specialmente dalla mano bandendo tutti i mostri luce e macchina dal nostro terreno e cimitero, e l'attacco di questa carta diventa il numero dei mostri banditi per la sua evocazione per 500, quindi se bandite 5 mostri diventerà 2005, se ne bandite 10 diventerà 5000. Inoltre, quando questa carta viene evocata specialmente, manda tutti gli altri mostri sul terreno al cimitero. Una copia di Jizukiru, Kaiju Macchina, quindi fondamentale perché lo evochiamo sul terreno del nostro avversario e poi ci facciamo un bellissimo Drago Fortezza Chimera Tech. Una copia di Pancratopo e poi abbiamo un 3x di Padrone dei Teschi, carta che ci permette di bloccare l'attivazione degli effetti delle carte nel cimitero. 2x di Turbini Gemelli, 3x di Scontro ad Armi Pari, questo perché normalmente ovviamente il Cyber Drago mazzo TK, però può capitare che qualche combo venga bloccato e ci ritroviamo con una, massimo due carte sul terreno, Scontro ad Armi Pari può essere davvero, davvero utile. E infine Riavvio Rosso. Anche questa carta molto importante all'interno del mazzo, è limitata a 1 purtroppo. Benissimo, spieghiamo un attimo le combo principali di questo mazzo. Sostanzialmente punteremo sempre a evocare il Cyber Drago infinito perché è un neghino. Poi se riusciamo anche con il dragone nero occhi rossi è meglio, perché sono due neghini in quel punto, di cui uno non è immune agli effetti delle carte, magia, trappola, effetti dei mostri, non può essere targettato, quindi non è facilissimo da buttare giù, ecco. Ok ragazzi, andiamo a spiegare magari una combo importante, una combo perfetta di questo mazzo, nel caso in cui dovessimo avere la mano perfetta, che consiste nell'avere il Cyber Drago Nucleo, una duplicazione di macchine, un Soldato Galattico e un Cyber Drago Hertz. Poi se peschiamo anche fusione sovraccarico siamo più che a cavallo. Allora, noi evochiamo il Cyber Drago Nucleo e di solito andremo ad aggiungere alla nostra mano fusione cybercarico. Dopodiché attiviamo duplicazione di macchine per evocare specialmente due Cyber Drago sul nostro terreno. Andiamo a linkare Cyber Drago Nucleo per fare al Mirage. Facciamo Nova,
Stacchiamo un materiale da Nova per evocare un Cyber Drago che abbiamo appena staccato dalla carta, dall'Xyz sostanzialmente. Questo lo possiamo fare perché il Cyber Drago Nucleo al cimitero è considerato come un Cyber Drago e quindi possiamo attivare l'effetto di Nova. Dopodiché evochiamo Cyber Drago Infinito utilizzando Nova. Poi evochiamo specialmente il Soldato Galattico scartando al cimitero, dalla nostra mano al cimitero Cyber Drago Earth. Si attiva l'effetto di Earth, si attiva l'effetto di Soldato Galattico. Soldato Galattico ci fa aggiungere alla mano l'altro Soldato Galattico, invece Earth ci fa aggiungere alla mano l'ultimo Cyber Drago. Riattiviamo l'effetto di Soldato Galattico, scartiamo il Cyber Drago e avremo altri due livello 5. Possiamo fare un altro Nova, che male non fa. Riattiviamo l'effetto di Nova perché una volta per turno l'effetto, ma non è una volta per turno l'effetto di Nova, quindi se abbiamo due Nova possiamo attivarne due. Andiamo a evocare il Cyber Drago dal nostro cimitero, questo è il secondo che abbiamo sul nostro terreno. Dopodiché possiamo evocare l'altro Infinity, linkare i due Cyber Drago per fare Preda Pianta, che metteremo poi sotto al Mirage, oppure possiamo utilizzare anche il Mirage per fare Preda Pianta. Prima di attivare l'effetto di Preda Pianta, andiamo a attivare l'effetto di fusione sovraccarico per evocare Link, il Cyber Drago gemello in questo caso, visto che abbiamo due Cyber Drago al cimitero ed è utilissimo con il doppio attacco. Attiviamo l'effetto di Anaconda Verde, abbiamo il Dragoon sul terreno insieme a due Infinity, al Cyber Drago gemello e capite già che la partita è nostra sostanzialmente. Bene ragazzi, io vi lascio a qualche partita di prova di questo mazzo fatta contro il buon Nicola, che ha utilizzato al diversi mazzi sostanzialmente per farmi provare un po' questa decklist, e di stare molto attenti col Cyber Drago perché se si sbaglia, se si fa un misplay è finita, avete perso la partita. Ed è il caso del Cyber Drago contro il Gravekeeper, dove ho perso malamente perché ho fatto un errore. Però ragazzi, fate attenzione, ascoltate me. Benissimo, io vi lascio ai replay. Se volete iscrivetevi al canale, spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate anche un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente tanta gente lo gioca in maniera diversa, però io mi sono trovato bene con questo mazzo Cyber Drago. Fatemi sapere voi come lo giocate solitamente. Se volete mi trovate anche nelle pagine social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Incredibilmente anche TikTok adesso. E in più, nel primo commento, quello in evidenza, trovate il link al canale Telegram dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh!, dove ci sono dentro tanti ragazzi che hanno appena iniziato o non hanno mai mollato Yu-Gi-Oh! E vogliono giocare e divertirsi tutti insieme. Bene, vi saluto ancora col solito slogan: batti le mani, schiocca le dita, segui Mazzeus tutta la vita.
We'll be right back.